Bene, benvenuti a tutti quanti gli amici di Android Blog e TechMobile.com. Un saluto a tutti. Quest'oggi stiamo facendo la recensione del Samsung Galaxy Note 3. Non parleremo di S Pen, non parleremo di utilizzo della sola mano perché ho già fatto i focus che ho messo quindi già online e che potete vedere quindi da lì. Quindi direi allora di chiamare il 190, visto che è una scheda Vodafone, di vedere quindi come va l'audio di questo telefono. Mobile, internet con smartphone, chiavetta e tablet, digita 1. Per la telefonia fissa e ad incelle, digita 2. Allora, cosa dire quindi dell'audio di questo dispositivo? Sinceramente direi che l'audio in via voce anche dalla capsula auricolare sono di ottimo livello, vanno benissimo, come anche la ricezione wifi, la ricezione 3G e in generale della rete cellulare sono su ottimi livelli. Già che ci sto, andrei allora sul browser, andrei a vedere quindi, ecco, ho già caricato le patch per vedere come andava, ero curioso di vedere come andava perché essendo possessore di S4 su The Verge il mio dispositivo ha sempre un po' di problemi. Invece guardate come il nostro Note risulta essere fluido e comunque bene bene rapido sia nei vari zoom che nello scrolling della pagina. Direi allora di andare anche su Android Blog e vedere un po' come funziona anche sul nostro sito, che però sicuramente è più leggero, perciò non avrà problemi di sorta. E anche in questo caso vedete il telefono è fluido, non ha praticamente alcun tipo di problema, anche se io vado a fare il doppio tap mi riesce a reimpaginare ottimamente il sito web. Direi quindi che questo browser è davvero di ottimissima qualità. Mi ha convinto particolarmente, magari venendo da un S4 che magari mi ha lasciato un po', come dire, con l'amaro in bocca. Sicuramente sono rimasto molto contento per questo, per questa particolarità. Bene, detto questo, allora andrei a parlare di GPS. Farei quindi fare una ricerca GPS per vedere quindi come va il telefono sull'aggancio dei satelliti in sostanza. Vediamo un po' che dall'apertura vi faccio vedere che il GPS è attivo, eh? Dall'apertura dell'applicazione sono passati forse 15-20 secondi ormai e direi che ha visto 28 satelliti, però ancora ne aggancio nemmeno uno. Diamogli un altro pochino di tempo per vedere se il dispositivo riesce ad agganciarsi. Ecco, ha preso un satellite, però devo dire che quando siamo fuori, in genere anche più reattivo, riesce a prendere anche di più i satelliti più o meno nello stesso tempo. Comunque direi, ecco, ora ne ha presi due, comunque non c'è nessun particolare problema durante la navigazione satellitare. Quindi, ok anche per il GPS, andrei allora a parlare di fotocamera. Allora, fotocamera che praticamente per chi conosce l'S4 direi che ha praticamente le stesse configurazioni. Qui c'è la possibilità di andare a inserire o meno il classico francobollo che poi può essere scambiato con le varie diciamo finestre differenti dal francobollo. Poi qui si mette la fotocamera frontale, qui si attivano diciamo lo stabilizzatore, il flash, il microfono, le cose principali e poi basta andare qui per andare in impostazioni, dimensioni foto, da appunto siamo sui 13 megapixel, scatto multiplo, tocca e scatta, elemento volti, stessa cosa dimensioni video per quanto riguarda in full HD, per quanto riguarda il video e poi le impostazioni, tasto volume, scatto, bianco, esposizione, flash, controllo vocale, nome file contestuale, memorizzazione, quindi presenta anche il controllo vocale per lo scatto con la voce. Direi quindi una fotocamera del tutto simile a quella dell'S4. Andrei allora a fare lo scatto. Magari andiamo a mettere un pochino meglio a fuoco. Ok. Questo è lo scatto che ho realizzato, direi di ottima qualità, bello preciso e ben definito. Direi allora di andare a vedere però qualche foto che ho scattato,
per vedere anche un po' quindi all'aperto come funziona. Questa è il telefono, quindi questa è una foto, questa qui volevo prendere veramente. Ecco, questa è una macro fantastica, mi è piaciuta tantissimo. Ho fatto questa foto principale, diciamo, alle piantine di basilico che ho fuori, e direi che il telefono fa delle ottime foto. Queste poi sono delle foto in giardino, anche questa è venuta bene con il Lokio Lumia 1020 sullo sfondo, altre foto le piante senza nessun tipo di problema, e infine il video, anche il video vi anticipo di ottima qualità. Il video con il Galaxy Note 3, stiamo facendo un video in piena luce per vedere anche l'adattamento alla luce e proviamo anche a fare uno zoom minimo, poi massimo. Ecco, lo zoom mi è Vedi che sembrato purtroppo molto YouTube positivo perché penalizza il dispositivo. computer, il, scusatemi, il dispositivo non tende a sgranare quando si va a fare uno zoom, e quindi quando si va a allargare l'immagine sulla profondità. Devo dire, ottimo da questo punto di vista. Ma una cosa che non vi ho fatto vedere sul browser è questa, è la nuova visione, diciamo, delle schede Intet. Non si aprono più magari come per l'S4, ma si apre questa sorta di come dire, questa sorta di parentesi, chiamala così, dove si possono vedere l'anteprima della scheda che noi stiamo vedendo, e poi si può scegliere quale altra scheda, basta cliccare qui oppure chiudere dove è presente appunto il meno, e poi cliccare qui per rientrare nella scheda che noi vogliamo. Una particolarità che mi ero dimenticato di farvi vedere, ma che ora ho ricordato. Bene, detto questo, allora andrei in galleria per vederci un po' di foto di test classiche che faccio vedere sempre, e vediamo quindi un po' anche lo schermo, nello schermo, anche quindi i colori che vengono visualizzati. Allora, questa, ecco, questa è una foto di un bel paesaggio, viene vista splendidamente, nessun tipo di problema, i colori mi sembrano abbastanza fedeli. Questa è una palette di colori, come sempre il Samsung, secondo me, come anche l'S4, ha questi colori vivaci che a me piacciono particolarmente. Vi volevo trovare, ecco, questa foto qui, e questi colori sono ancora più vivaci rispetto al normale. Direi di ottima qualità. Mi piace lo schermo che emette questi colori. Questo poi è una scritta bianca con scritta nera, cioè è uno schermo bianco, scusatemi, con scritta nera sopra. Devo dire che anche in questo caso il bianco è un buon bianco, c'è cioè un buon contrasto, come anche l'ottimo contrasto è con il schermo nero, purtroppo ci sono un po' di riflessi e scritta bianca. È ottimo quindi i contrasti per questo Samsung Note 3. I 480p che sono questi, i 720 che sono questi, vengono letti tranquillamente. Non vengono letti invece gli MKV e nemmeno non vengono letti nemmeno i DVX. Questo è un FLV che viene letto tranquillamente, eccolo qui. Anche se mi sposto non ho alcun tipo di problema, come non ho nessun tipo di problema anche con quello che ho lasciato per ultimo, cioè con i 1080p. Eccomi qua. Lo facciamo partire. Alziamo anche un pochino l'audio. Ecco, così magari vi faccio sentire anche l'audio. Che è davvero di ottima qualità e anche abbastanza alto. Anche se io mi sposto, vedete come il dispositivo mi segue tranquillamente. Ora, sul Galaxy Note 3 volevo fare la prova di andare a inserire una chiavetta con l'USB host. Quindi in questo caso vado ad inserire qui la chiavetta. Ah, occhio, qui il nostro 3 ha questa doppia entrata, una per l'USB 2.0, l'altra per l'USB 3.0, quindi diciamo stiamo attenti a dove la mettiamo. Ecco, si apre connettore USB, memoria di massa USB connessa, vedete come lampeggia, vedete come mi si apre, quindi tranquillamente andiamo a leggere le chiavette USB. Detto questo, andrei avanti, andrei quindi a parlare un attimo di impostazioni. Allora, oltre alle classiche impostazioni NFC, SBIM, screen mirroring, suoni, schermo, multischermi, LED di notifica, schermata di blocco, eccetera, eccetera, le cose particolari da notare in questo caso sono l'S-Pen, l'uso con una mano, che vi ho fatto vedere nei focus, diciamo, appositi, le classiche gesture, air view, air command, che sono presenti anche sull'S4 e che vengono riproposti. E poi qui volevo farvi vedere semplicemente uno la memoria. Spazio totale 32 giga.
più SSD, più SD, scusatemi, e info sul dispositivo, la versione di Android è la 4.3. Bene, poi abbiamo visto direi quasi tutto, direi quindi allora a questo punto di andare a parlare un attimo di alcune applicazioni. C'è l'album Ritagli, poi queste sono tutte applicazioni che ho messo io, c'è il Galaxy S Plus, è presente Dropbox, 50 giga alla registrazione oppure al collegamento con il nostro account, è presente Scratchbook che abbiamo già parlato nel S Pen, TripAdvisor, Evernote e Flipboard, poi qui tutta la cartella Google con tutte le app riguardanti Google, e poi Samsung App, il Samsung Apps e tutte le varie impostazioni e applicazioni soprattutto di Samsung. C'è anche S Health per chi piace, quindi il nostro applicazione sul fitness. C'è anche Nox che serve praticamente per praticamente proteggere applicazioni che non vogliamo che vengano magari viste da persone che possano andare a utilizzare il telefono in caso di furto o smarrimento. E niente, quindi a questo punto direi che possiamo andare a vederci Asphalt, o meglio a giocare ad Asphalt, per vedere un po' come va su questo dispositivo. Facciamo partire il gioco, davvero bello giocare con uno schermo così ampio. Facciamo gara. Aspettiamo quindi che il telefono parta. Ecco qua, vi ho fatto vedere anche un po' di interprima per vedere un po' come, il display. Abbassiamo un po' il volume e partiamo. Direi quindi che non abbiamo davvero alcun tipo di problema con nel giocare ad Asphalt con questo Galaxy Note 3. E anche quando vado a prendere, vedete, un NOS particolare, un'accelerazione particolare, il telefono non si non ha problemi, non si discosta di un millimetro dalla fluidità che ha. Bene, quindi abbiamo visto, allora, scusatemi, dicevo abbiamo visto quindi anche Asphalt 7 sul dispositivo. Ora volevo prendere un pochino di tempo per rispondere ad alcune domande che mi sono arrivate sul Samsung Galaxy Note 3. Allora, una domanda che mi è arrivata era: voglio precisare che sul Galaxy Note 3 non riesco a trasformare in formula quello che scrivo. Io ho fatto una prova sul Galaxy Note 3 sull'utilizzo con l'S Pen, e sinceramente facendo 3 più 2 uguale 5 mi ha preso 3 più 2 uguale S. In effetti, andando a fare però magari funzioni un po' più impegnative, magari dove c'è qualcosa di più, ecco, magari ve lo faccio vedere. Allora, facciamo così lo andiamo a vedere. Andiamo quindi in S-Note, così facciamo anche quest'altra prova. Facciamo una nuova nota, entriamo dentro. Se io ora vado, non so, a scrivere integrale che va da A a B, facciamo di F e di X in dx, e poi vado qui, ecco qua, e faccio trasforma in formula, alle volte ecco, vedete, ha trovato l'integrale A, B, di F, di X, però alle volte mi mette, non capisce bene, dobbiamo essere abbastanza precisi, ecco, con il dispositivo. In questo caso, vedete, mi ha preso F di X, di L di X. Però, ragazzi, non so chi è che mi ha scritto questa cosa, si chiama Guest, quindi non so come si chiama, però ti posso rispondere che sinceramente mi sembra abbastanza preciso. E poi mi dice: credo si sia persa la funzione di cercare su internet tramite un tasto predisposto che riporta direttamente la risoluzione del problema. Sì, in effetti io questo tasto sinceramente non l'ho visto, quindi probabilmente hai ragione.
Poi mi si dice, premetto che posseggo sia il Note 2 che il Note 3. La funzione strumenti di produttività, che è presente con l'icona FX nel Note 2, che permette tramite la scrittura con il pennino a mano di scrivere per esempio funzioni integrali, è presente nel Note 3, non l'ho proprio trovata. Ecco, te l'ho fatta vedere in questo momento. Devi andare quindi su Snote, vai a scrivere quello che vuoi e poi clicchi qui, cerchi e ti esce la possibilità di andare a fare le funzioni. Mi si dice poi che il Note 3 va meglio su internet del Note 2, ma io direi che già il Note 2 mi sembrava che su internet andasse molto molto bene e fosse abbastanza fluido, perlomeno non lo provo ormai da diversi mesi, l'ho provato a suo tempo, però mi sembrava davvero di buon livello. Però devo dire che questo Note 3 su internet va davvero molto bene, quindi sinceramente non mi sento di dire che uno vada meglio dell'altro, mi sembra che la navigazione web sia ottima su entrambi. Anche il doppio tap per l'adattamento che mi si chiedeva mi sembra di buon livello. Il doppio tap a me non mi è sembrato sfasato, vi ho fatto vedere prima come, lo rifacciamo un'altra volta, ecco, è rimasto col doppio tap, come il doppio tap in questo caso, vedete, mi va a riimpaginare perfettamente la pagina in base a quello che voglio andare a leggere. Quindi non mi sembra che ci sia un problema da questo punto di vista. Per quanto riguarda... Lui, ecco, mi diceva che aveva problemi, ora che sto rileggendo la domanda, che aveva problemi quando andava sui forum a fare doppio tap. Sì, in effetti, magari io non ho provato proprio col Note 3, ma in generale quando si va sui forum senza utilizzare tatapalche, probabilmente si va in caselle di testo a fare zoom e così con là, magari può succedere che il dispositivo non faccia i doppi tap proprio precisi. Se non vuoi utilizzare tatapalche, devi fare come stai facendo, quindi andare a fare pinch to zoom con le mani, o magari se il doppio tap non va. Se usi tatapalche, probabilmente questi problemi non li troverai. Poi mi si chiedeva in dettaglio le funzionalità della penna, le ho fatte. Mi si chiedeva in dettaglio le foto in notturna, le metterò sull'articolo e comunque ti annuncio che vengono fatte bene. E poi Giovanni mi chiedeva anche la tascabilità. La tascabilità di questo telefono è un po' al limite, cioè se abbiamo una tracolla, se siamo diciamo uomini, ragazzi, o se siamo donne e abbiamo una borsa, allora non c'è nessun problema. Sinceramente, metterlo in tasca questo telefono, se abbiamo delle jeans un po' stretti o comunque pantaloni che hanno delle tasche non troppo ampie, sinceramente la vedo molto molto difficile. Poi mi si dice, manca la radio e ho acquistato il Note 2 a metà prezzo. Beh, che manca la radio, purtroppo questo è un problema che per chi magari ascolta la radio, in effetti sicuramente può esserci. Manca, e no, ho pagato il Note 2 a metà prezzo. Beh, questa è una domanda che, questa non è un'affermazione che purtroppo è vera, ma io ti posso rispondere che tra un anno il Note 4, se lo vuoi comprare quando esce, lo pagherai il doppio del Note 3. Purtroppo questa è una legge di mercato che c'è sempre. Poi mi si dice, Carlo mi dice che le cuffie sono molto scarse, il suono fa davvero pena. Sinceramente, io con le cuffie in ear, che poi sono le stesse cose sul Samsung Galaxy S4, questa qualità così scarsa non l'ho notata. Poi mi si dice che un browser è pieno di lag, e sinceramente neanche questo ho notato. Il browser invece a me, perlomeno sul mio dispositivo, mi è sembrato di ottima qualità. La regolazione, ecco, la regolazione luminosa dell'automatica è orrenda. In effetti, anche io ho notato che la luminosità di questo telefono non sempre è settata nel modo migliore dal sensore. Quando infatti io vado come dire, a mettere luce automatica, se posto su 0 a me sembra davvero troppo bassa, quindi la metto sempre su più 5, ma non sempre, anche mettendola su più 5, il dispositivo mi sembra avere una reattività così eccezionale della luminosità. Quindi sì, in effetti devo dare a Carlo ragione da questo punto di vista. Le foto effettuate sono piene di rumore. Allora, rispetto ad altri dispositivi. Ma io, sinceramente, non ho notato questa grandissima, grandissima differenza rispetto ad altri dispositivi. Forse sì, in condizioni di scarsa luminosità, forse fa un po' più di fatica, magari, rispetto, non so, a un S4, ma direi che sinceramente siamo praticamente sui stessi livelli. Non ho notato queste foto così scadenti rispetto ad altri dispositivi. Ecco. E poi mi si dice che il tasto di spegnimento fa un po' ritardo a spegnersi. Ora è stato fulmineo, però è vero che alle volte, quando vado a premere il tasto di sleep, lo chiama qui il nostro amico Carlo, e vado a spegnere, mi sembra che alle volte ci metta quel secondo, ma quasi la frazione, neanche quel secondo, quella frazione di secondo in più rispetto ad un altro dispositivo. Ma direi anche questo
davvero di poca importanza. Forse l'unica cosa importante che ci fa notare il nostro amico Carlo è il sensore di luminosità non particolarmente, diciamo, reattivo. Invece, per quanto riguarda il resto, quindi il browser e le foto, sinceramente mi sembrano di ottimo livello, specialmente il browser. Poi mi si chiedeva se il telefono andava bene, il nostro Francesco ci chiedeva se il telefono andava bene con il 4G, con l'LTE e se lo supportava. Io ti posso rispondere che è supportato, ma non posso provare il 4G, l'LTE perché nella mia città purtroppo questo non è presente. Bene, penso allora di aver chiuso tutto. Un piccolo appunto allora, sempre fatto dal nostro amico Carlo sul prezzo, 729 euro che sono un po' eccessivi. Beh, cosa dire ragazzi? Il telefono, cioè questo telefono, chiamiamolo ormai Fab, secondo me comunque non vale sicuramente 729 euro. Nessun telefono secondo me vale questo prezzo. Ma sicuramente è un telefono che dà delle garanzie importanti e ha delle caratteristiche che nessun altro telefono o tablet, come si vuole chiamare, possiede. Mi sembra davvero di ottimo livello e quindi forse sì, sono tanti, però sicuramente sono dei costi che bisogna sostenere per avere questa qualità. E vi posso però dire che sul nostro sito Techmania, il nostro sito sponsor che ci è tanto caro, su Techmania sicuramente non l'ho trovato a quel prezzo, ma lo trovate a un prezzo nettamente inferiore che non vi dico da adesso perché voglio controllare quando andrò a fare l'articolo il prezzo che sarà, ma vi garantisco che sarà sicuramente almeno di un centinaio di euro inferiore rispetto al prezzo di uscita, se non anche di più. Comunque ve lo inserisco nell'articolo, chi vuole potrà andare ad acquistare lì il Galaxy Note 3. Quindi direi allora che è tutto, penso di aver risposto a tutte le domande, spero di non essermi dimenticato nessuno, vi ringrazio per tutte le domande che mi avete fatto, le varie richieste e ci vediamo alla prossima su Android Blog e agemobile.com. Ciao!